Senta Presidente, questo accordo con la RAI, diciamo, è dedicato alla promozione, non è solo l'anno che verrà, che sarà una vetrina sicuramente importante. Sì, l'anno che verrà peraltro è l'elemento, diciamo, più trend, però la convenzione che abbiamo fatto con la RAI prevede 50 spazi all'anno in altrettante produzioni RAI. Le prime produzioni che hanno parlato della Calabria hanno fatto, nei tratti in cui si parlava della Calabria, 50 milioni di telespettatori, cioè voglio dire 50 milioni di volte la Calabria è entrata nella casa degli italiani. È un modo straordinario di fare una promozione territoriale per una regione che è sempre stata conosciuta negli anni passati come una regione di mafia, di 'ndrangheta, di problemi. Oggi, da due anni a questa parte, il racconto che si fa della Calabria, per fortuna, è un racconto diverso, che parla delle opportunità, delle ricchezze della Calabria e non solo dei problemi. Quanto è merito di Occhiuto, quanto dei calabresi? Ma io ho deciso dall'inizio che avrei fatto il presidente in questo modo. Io faccio il presidente come se dovessi fare l'imprenditore della regione. Chi fa l'imprenditore non parla dei problemi della sua azienda, parla delle ricchezze della sua azienda, dei prodotti della sua azienda. E la Calabria ha prodotti straordinari per promuovere il turismo, l'agricoltura, e io devo parlare di questo. Ci vuole molto impegno anche da parte dei calabresi, soprattutto da parte, appunto, degli imprenditori calabresi, cioè il livello della ricettività alberghiera nella nostra regione non è ancora quello adeguato ad una regione che vuole crescere turisticamente. Mi auguro che il fatto che si portino più turisti, più persone in Calabria, induca anche i calabresi, gli imprenditori calabresi, a migliorare la loro offerta.